Salute, Antonio Angelo del Tempo. Salute. Ciao, salve. E io vorrei parlare un secondo del Sud, che al cinema sta andando benissimo. Io qua in mezzo vedo poche persone del Sud, vorrei sentire anche Rubini, che Certo. è una persona d'Occa. Questo Sud che vediamo in questo film è vero, è esagerato, è tutta una presa in giro oppure bisogna ancora andare a scoprire il nostro meridione anche come luogo per fare cinema? Grazie. Prima di tutto io sono milanese nel film e non so sta roba, quindi evidentemente le lezioni che mi ha dato Antonio non hanno funzionato. Il sud è drammaticamente vero, però io trovo che il film sia un film comico, che quindi diciamo, estrapola diciamo, delle zone per poterne ridere, ma il sud non è solo questo, è grazie al cielo, ma insomma su questo siamo tutti d'accordo, Eh no? no, è proprio perché non è questo, noi abbiamo puntato su quello che non diciamo. Se mi dici qual è la zona più bella d'Italia, te ne punto due o tre, su cinque, tre sono del sud, cioè, non so come dirti, però un po' di verità ci piaceva un po', capito? Questo. Poi io da sempre lavoro sul nord e sud, come è stato in giù al nord, e molti ci hanno detto quando abbiamo fatto giù al nord, ma insomma, le mie isceche, il paeschè, la laura, la laura, la laura, per quello. Poi nel tempo abbiamo visto quell'esasperazione, no, del nord, quel boom, quella strana, e questo, personaggio c'era tanti anni fa, come avevo fatto Alex Drasti, come ho fatto altri personaggi, e questo però in questo senso è un sud vero, no? Perché ti ho interrotto? No, ma io avevo già detto molto, almeno è un sud, il sud è più complesso. Diciamo, in un film comico è importante anche semplificare per poter ridere, per poter fare delle riflessioni anche trasversali. Il sud è anche più complesso, è anche più violento, è anche più povero, è anche però più ricco, più complesso, come la realtà più complessa.